E unicornini, lo sapete che stiamo arrivando in Calabria? Noi vi aspettiamo i nostri firmacopie a Crotone il 29 luglio alle ore 18 e a Soverato il 12 agosto alle ore 18. Un bacio! Non mancate, vi aspettiamo! A guidare una canoa. Appunto, andiamo, tocca di qualche minuto. Quindi voi questa sfida di guidare la canoa la volete accettare oppure no? Sì, perché noi non ci arrendiamo mai. Amore, okay. Bravissime. Ora muoviamoci e saliamo sulla canoa. Ok, salite. Aspetta, aspetta, Ludovica, ma non so, io dovrò remare, ve lo spero. Eh sì, anche cioè, Ludo. Remerà, Ok, allora tu devi mettere le gambe. Ah, ma hanno dimenticato questo, eh. Ah, ragazze, c'è il remo qui. Papà ha portato il remo. Brava, mamma, ma come va? Ok. Vai, sali prima tu. Ma noi. E adesso tu sali indietro. Ma come funziona questa cosa? Non mi capisco, stai cominciando male, siamo arrivo. Ma noi non ti mangiamo. Ok. Io vi do le patatine che avete chiesto. E papà l'acqua. Oh, e papi una bottiglia d'acqua. Così sì, non vi mancherà niente. Aurora, dove stai andando? Ma non si va, arriva. Mamma, posso? Devi andare al mare, di là. Papà, papà, vabbè, vi diamo una piccola spinta. Ok, vai, allora. Ma come si rimane? Ragazze, cercate di non capovolgervi, ve lo dico. Ho paura. Ma io dovrei, tipo noi dovremmo andare. Devi remare, Auri, se non remi. Ma come ti faccio remare? La corrente ti porta. Oddio, ma è faticosissimo. Ma dobbiamo girare. Vai, vai. Stai imparando a girare. Brava. Ok, Ludo. Ma dove siamo andati? Dove andate? No. Guido, io hai la situazione sotto controllo. Pianta di caffè. Ludovica, tranquilla. Pianta di caffè. E Guido, io hai la situazione sotto controllo. Niente, sotto controllo. Amore mio, tranquilla. Allora, mamma. A few moments later. Ludovica, però tecnicamente potresti. Potresti anche remare un pochettino. Ma perché ci stiamo girando? Ludo sta dormendo, Ludo. Tu devi guidare, io mi riposo così. Oh mamma! Aspetta! Ci siamo accaduta! Hai capito? Ludovica dorme e tu fai fatica a remare. Ah no, giusto, devo remare io, scusami! Dovremmo tipo andare indietro, ok. Attenzione, non capovolgetevi! Andiamo di là! Ciao! Ciao, ciao! Mammina! Ludo, di cosa hai paura, Ludo? Ludovica, riposiamoci un pochettino, ok? Anzi, ora puoi guidare tu? No. È molto... è più difficile di quanto pensassi. Vabbè, però tu non ti arrendi mai, quindi... Gira, prima abbiamo detto anche. Ora cantiamo anche una bella canzone. Allora prima canzoncina. E jingle bell, jingle bell. Il sole, la canoa. E vai
papi, andiamo! No! Papi! Eccomi qua! Ok! Dove gare? No, senti, io so guidare. Ma no, aspetta, no. Ma io vorrei girare a sinistra, ma poi... Ma Paola, non ci tirare dove ci stai portando! Ok, andiamo alla spiaggina. Perché siamo per noi lontanissimi. Papà! Luda! Luda, dove sei? Mamma! Mamma! Che c'è? Allora com'è questo giretto in canoa? Devo dire, giretto è molto bello. Per la prima volta state andando in canoa, ragazze. Sì, ragazzi, devo dire che è molto fassone, ok? Com'è, divertente? Vorrei sorpassare le boe rosse, la vedi? Andiamo, dai. Non male, andiamo. Non sei male a guidare la canoa, mi sembra, devo dire che è molto faticoso. Come prima esperienza, ti stai rilassando? Aurora sa guidare, Ludo? No, come non so guidare? Ok, dove che andiamo? Adesso prendiamo un po' di sole. Aia, i piedi. Allora ti puoi lasciare mangiare. No, aspetta, io vorrei tipo mettermi qua, guarda. No, mammina, mammina. Ma vorrei mettermi un po' sdraiata. Vorrei mettermi. Va bene, non vi allontanate tanto però, eh? No, no. Mi raccomando. Ciao Ludo. Ciao. Anche se un po' dovresti guidare tu, ma ok? One eternity later. Allora ci siamo allontanati troppo dalla riva. Ma infatti dove siamo? Mamma mia, allora Ludovica, dobbiamo tipo tornare a riva, ok? Ludovica, siamo persa in mare! Siamo in mezzo al mare da sole con la canoa. Aiuto! Scusatemi! Allora, chiederei una cortesia. Ludovica! Aiuto, aiuto, aiuto! Mamma! Papà! Mamma! Papà! Oh mamma mia, Ludovica! Aiuto! Aurora, ricordati le regole. Allora, praticamente devi rimare per andare avanti, devi fare così. Ok. Ci sono. Dovica, non ti preoccupare. Ho la situazione sotto controllo. Andiamo. Io ho paura. No. Torniamo. No, tranquilla, tranquilla. Poi ci sono le meduse. Ho la situazione sotto controllo. Aurora, ma non sai tornare più indietro. No, Ludovica, non so tornare più indietro perché io non ho mai guidato una canoa. Ma forse con le mani, proviamo con le mani, Ludovica! Allora, tu fai con le mani e faccio con il remo. Ok, torniamo indietro. Come si torna indietro? Aspetta che mi sono dimenticata. Ah, ok. Ma mamma ci sta aspettando! Ludovica, basta! Basta, non ce la faccio più a guidare! Si preoccuperà! Lo so che si preoccuperà, mamma, però... Aspetta. Cioè, noi siamo in mezzo al mare? In mezzo al mare? Dove non c'è un'anima viva? Aiuto! Le patatine che peso prima. Aspetta che mo te le prendo. Io non voglio stare qui, voglio a mamma. Ho fame, ho sete, siamo da tanto tempo qui. Non so, Ludovica, che siamo da un sacco di tempo qui, ma io non ti ripeto, non so guidare una canoa, ok? Ma come ci siamo arrivate là in fondo? Bianco. Proviamo tipo ad andare avanti, allora, non lo so. Avrà, dammi il coso bianco. Aspetta, ma tu la vedi la riva? Dai, so fare una cosa, dammi il coso bianco. Ludovica, rispondi alla mia domanda. La vedi la riva? No, però dammi il coso bianco, un'idea. Tu. No, Ludo, ma è inutile che fai così, è proprio inutile. Oh. Aurora, io c'ho fame, me le puoi aprire? Sì, aspetta, ma dove l'appoggio questo che siamo in mezzo al mare? Se cade, è profondo un chilometro là. Ludovica, se cade il remo o le patatine o l'acqua, vanno proprio profondo perché siamo in mezzo al mare e l'acqua è profondissima. Ma una, dai. No, tu ce l'hai la
che abbiamo queste cose per sopravvivere. Almeno abbiamo l'acqua. Allora, ho portato un altro pacco di patatine. Bravissima, per te. Bravissima, Ludovica, Ludovica, ma dov'è la riva? Ludovica, Ludovica, dammi il mio pacchetto di patatine. Dammelo. Grazie. Aspetta, ma sento delle voci. Non è che siamo quasi arrivati. Siamo profondi. Ma come si apre? Olla. Prima o poi qualcuno ci verrà a prendere. Il bagnino. No, allora, è caduta la patatina. Anna, è caduta la patatina. Vabbè, dai, non fa niente. Andiamo, se la mangerà qualche pesciolino. Ludo, aiutami a remare almeno con le mani, visto che stiamo mangiando. Allora, metto la scuola laddove ti piedi. Che stai dicendo? Amica, metti i piedi così. Ma la scuola ci mangia pure la canoa, così moriamo. Corri. Essere le meduse giganti. Ludovica, sono tutta sudata. Se non mettiamo i piedi in acqua ci mandano. Che buone queste patatine. Ludo, hai avuto proprio un'ottima idea, perché stavo morendo di fame. Mi devi ringraziare. Grazie. Ringraziamo a Dio che il mare è calmo. Prima o poi qualcuno ci verrà a prendere, no? Cioè, mamma prima o poi non se ne accorgerà. Cioè, tipo lei poi si domanderà, ma Aurora e Ludovica, dove sono? Dove sono? In mezzo al mare. Aurora! Ludo! Ma dove siete? Venite qua! Dove siete finite? Papi, vai! Vai a prendere! One eternity later. Ma non vi dovevate allontanare, Ludo! Io scendo immediatamente! Mamma, paura! Auri, ma dove siete finite? Voglio scendere da questa canoa! Fammi vedere. Ludovica! Che c'è qua? Oh, guarda qui che si è fatta. Appena andiamo a casa mettiamo subito una crema o un qualcosa. Ma che cos'è? Un livido? Che cos'è? È una botta! Vabbè ragazzi, noi scappiamo a casa a medicare. Mi raccomando, se volete prendere la canoa, state molto, ma dico molto attenti. Non andate lontanissimo, come abbiamo fatto noi. E niente, noi ora appunto andiamo a casa a medicare e... Vabbè ragazzi, iscrivetevi, attivate la campanellina e lasciate tantissimi pollicioni in su. Fatelo, ciao.